Spiagge libere da barriere architettoniche. A Pescara passerelle apposite consentono anche ai disabili di andare a godersi il mare. Sono un ragazzo disabile, tetraparesi spastica. Sono lieto, diciamo, di far parte di questa inaugurazione, anche se vogliamo inaspettata, che sai, sono cose che non capitano tutti i giorni, dalla sera alla mattina. Però sono contento, ci sono persone di buona volontà in tutti gli schieramenti e questo è un esempio, va detto, insomma. Da oggi andare al mare è un pochino più semplice. Certo, per tutti, non solo per me. Io sono contento di aver fatto da apripista a tutti. Da oggi è giusto così. Le spiagge libere pescaresi accessibili ai disabili al momento sono 6. Questa mattina è stata inaugurata quella al confine tra Pescara e Francavilla al Mare. Questa è sono delle bellissime iniziative e ringrazio l'assessore Dinisio per aver collaborato con me e per poter appunto attrezzare le spiagge libere con le passerelle, perché è importantissimo che tutti quanti possano fruire della spiaggia libera. In tutto sono 6 spiagge libere che abbiamo attrezzato, ma non è finita qui perché stiamo già lavorando per il prossimo anno per aggiustare ancora meglio quelle che sono poi il resto per agevolare questi disabili. Anche Pescara su Unifoca si mette in rete con le altre cittadine limitrofe, Francavilla e Montesilvano, che già l'avevano. Sono orgoglioso di questa azione politica che ha fatto l'amministrazione comunale e in particolare dell'assessore Dinisi. E come dico sempre io, concludo sempre con queste 2 hashtag: nessuno resta solo, nessuno resta indietro.